qui che... Venga, venga! Prego, professore, venga avanti, venga avanti. Buongiorno, professore! E tanti auguri per la sua prima operazione! Bisturi! Grazie. Da ragazzino volevo fare il dottore, il prete, il sacerdote, il dottore. Ed è stato spontaneo, così, naturale. Poi dopo, quando ho perso mamma, sono stato un po' con mia nonna, al Rione Monti. E infatti nonna, poi accompagnavo nonna al mercato di Via Baccina, e nonna mi disse: qui c'era la casa di Ettore Petrolini, e c'è ancora la lapide che ricorda Ettore Petrolini. Gastone è una satira efferrata al bell'attore fotogenico, affranto, compunto, pallido di cipri e di vizio, vuoto, senza orrore di se stesso. E poi ho iniziato in collegio io poi a fare le recite, le imitazioni. Ho scoperto dopo che c'era tutta questa dimestichezza. Quando l'ho scoperto, quando mio nonno mi disse: no, prima tutti i diplomi, anche mia nonna, fai un mestiere serio, poi vediamo che fai l'attore. Ci abbiamo, a casa mi aspetta. Che mangiate all'antica, tutti attorno al desco. Noi usiamo così. E beh, tutti i nobili non motti lo rispettano. Quello di Lorena è: mangia con i tuoi e bevi con chi vuoi. È meglio il motto di mio padre. E che è, aristocratico? No, aristatale. Mangia come puoi e bevi quando te l'offrono. Io stavo nel film assieme a tutti i giovani, i musicarelli sarebbero, dove Albano conosce Romina, in quel film. Tanto stavamo aspettando, dice: ma Arba non do sta, so io non do sta, cioè, capito? Noi andavamo in onda la domenica pomeriggio, prima della sintesi di tutti i gol della Serie A, quindi a casa a quell'ora c'erano tutti. Andreotti che cosa fa? Mentre un attimo cercherà una mina che troverà, bello bello più fondo va. Avevamo 13 milioni di ascoltatori. C'erano Ricche Gian, Provolino con la voce di Oreste Lionello, Raffaele Pisu, Carmen Villani. Poi Pino Caruso faceva un personaggio pure lui molto carino, che lavoravamo insieme in quel periodo al Teatro Cabaret al Bagaglino, e io facevo Felice Allegria, quello che, quel romano finto tonto che diceva: che bordin, dove? Barbara, so io, Felix, esci con me? Ce l'hai in mezzo? Che bordin? L'automobile? No! Allora non esco, clic. Com'è romantica! Enrico Montesano è un attore sicuramente che ha fatto forse più di tutti una gavetta incredibile, perché ha cominciato giovanissimo. Ora però devo ammettere che quando io ho assunto qua dentro casa mia, in qualità di collaboratrice domestica, la qui presente Santorelli Teresa, ma io sono stato letteralmente stuzzicato, sono stato provocato, sono stato letteralmente provocato, perché purtroppo la carne ha le sue debolezze. Prima al Teatro Goldoni, poi al Puff, poi al Bagaglino, poi ha fatto la radio, poi ha fatto dei programmi televisivi importanti del sabato sera, poi il cinema, quindi ha fatto tutto. Teresa, l'hai comprata per me? No, stasera ho fatto un brodo. Lo famo nel brodo? In cucina? Siamo dentro la vasca? Sì. Non si mette la cipolla però, eh? No, ci ho messo un gambo di sedere, un po' di prezzemolo, che è anche un po' eccitante. Aprodisiaco? Sì. Teresa, tu mi vuoi bene? Tu mi adori? Sì. Allora come dici la cosa di cipolla? Dammi un bacio. Dammi un bacio, ti prego.
insomma, fa parte di quella tradizione di attori romani di alto livello. A Predicazione, quanta gente che c'è! T'andiamo tutti a fare la gita a Magallè. Quante belle pupe nere che m'aspette non laggiù! Ci sono i coccodrilli e le mosche stesse! Ci sono le vigne de banane e de caffè! Gabriella, questa è una particolarità. Doveva stare con noi in Che Domenica Amici. Poi non lo so per quale motivo non ci fu. Però poi, facendo insieme tutte le sere il teatrino, il cabaret... Noi facemmo due spettacoli insieme, che uno era Remo e Romolo, ovvero I figli della lupa, dove Gabriella faceva la lupa. Questa cosa Castellacci e Pingitore poi la portarono al cinema. Gabriella fece il suo personaggio, poi continuammo a fare spettacoli, monologhi, teatri, e si arrivò a Dove sta Zazà, fatto in televisione, con Gabriella protagonista. Chi è che non conosce Ginger Bullo? C'è chi dice che io sono prepotente perché sono bullo dal gagliardo bello, ma non mi importa, non mi serve niente, chi può parlare con me caccia il cortello. Oh, guarda che a me Zunzù non me l'ha fatto mai nessuno, capito? È un appassionato, è un osservatore in qualche modo, è un osservatore. Un osservatore della realtà, però sempre dal lato popolare. Lui si è sempre messo dal lato popolare a guardare un po', i luoghi comuni di questo paese che poi cambiano di decennio in decennio. E lui li ha sempre rappresentati con efficacia, però anche con fantasia, inventandosi anche dei personaggi, come per esempio a me faceva molto ridere una romantica donna inglese. Ecco, quello sicuramente era un personaggio che faceva anche a teatro, era molto, molto efficace, molto divertente. A te affido la mia vita scritta in punta di matita. Viaggi, incontri, gioie, sorprese di una romantica donna inglese. La cosa che mi divertiva era descrivere in maniera bella tutti quelli che per noi cittadini romani sono delle cose terrificanti. E lei lo vedeva, molto pittoresco. Molto pittoresco. Bella Salvatore che mi piace a tutte loro. Sì, ho deciso. Questo è un paese da cui non esco, perché riserva molte sorprese. Ah, si cammina zigzagando così, è più vario, bisogna evitare le buche. Ah, è un gioco meraviglioso. Sofer qua dai pensionato. Pensionati di tutto il mondo, unitevi! Pensione sicura, senza paura. Pensione sicura, senza paura. Alla radio nasce Torquato il pensionato, i personaggi di Dudu e Cocò che facevamo, abbiamo fatto due o tre serie di gran varietà con quei personaggi. Comandate? Comandiamo. La schifezza. Va bene, ho capito, come al solito. Un bicchiere d'acqua e due canducci. Indovinate, una bambolina al signore. Dudu, senti qua, 500.000 di ricompensa a chi riporta la proprietaria disperata cane bassotto di nome Mimì, smarrito, rubato ieri. Oh, ma io mi domando chi può rubare un cane e per giunta bassotto. E forse la banda bassotti. Ma chi mi ha mandato a me? Mi rivedo in lui quando a volte mi basta 10 minuti di parlare con una persona e posso già imitarla. Lui dice perché ho orecchio come lui. Poesia. Poesia d'amor dedicata a tutte le belle ciacione d'Italia. Belle ciacione simpatiche, insomma. Io non ho che te. Tu non hai che me. Non avemo granché. Mi divertivo quando ero piccolino a fare il fischietto di Torquato. Ma qua c'è accesa una! Abbi pazienza, e questo fino a domani mattina non ci arriva. Fa tipo...
Accinamassa! Telefonateci, signori, telefonateci. Telefonateci perché una telefonata non è impegnativa, vero? Da parte vostra non è impegnativa. E io vi mando a casa vostra a far vedere, senza IVA, senza spese, tutta questa roba qui. Se non vuole a meno! Mi dicono la regia che non ci deve... Non ci telefona nessuno. In quel fantastico ci abbiamo messo delle idee che oggi chiamano format. L'idea di far venire i venditori delle televisioni private, i propri venditori di pentole, di materassi. E in più vi ci aggiungo, attenzione, un servizio di 12 tazze. Loro facevano la vendita del biglietto della lotteria. Noi abbiamo venduto milioni di biglietti della lotteria in quell'edizione. 60.000 lire. Ma ormai tu che ce fai con questi, zio Barone? Che ce fai con questi? Stai stoppi al cocchio! Ma ormai sei tornato polvere, zio. Sei cenere. E che ce fai? Che ce fai? Come che ci faccio? Ci faccio il colpo all'otto. Terno secco, 42 lombolo, 69 sequi, 47 morto che parla. Per me, non scherzo, era un mito, perché io, facendo il geometra come volevano nonno e nonna, mentre disegnavo il pomeriggio con la radio accesa, sentivo i programmi di Alighiero alla radio dove faceva tutte le voci. Quindi stare con lui era un grande emozione. Tieni che ti presenta ai colleghi, va. Questo è Siegfried van Bonen, petto pancia, un duro. Facemmo questi film, andavano tutti molto bene. Era una accoppiata vincente. Andarono bene, quello, devo dire, mi ha aiutato molto poi per poter fare qualche altra cosa da solo, perché l'ambizione era fare l'attore di cinema. Mi sono più dedicato alla commedia e quando poi entri in un genere è difficile che poi il pubblico ti accetti in un'altra cosa, insomma, in un ruolo drammatico, ma il mio sogno era, insomma, di fare l'attore di cinema, quello... Vabbè, accontentiamo se te fa quello brillante, vabbè, ma... Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio. Pip! Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Sorve Tresca, se non meritai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone. Pip! E sei tacchiato. Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato. E quel film, Febbre da Cavallo, fu un piccolo culto a Roma e poi dopo nel tempo diventò un culto perché tramite le televisioni private lo riscoprirono tutti. Pronto? Pronto? Eh sì? Sono la governante del Conte di Simone, largo Arenula 2. E vorremmo un etto di carne, un etto di carne, un etto di carne! Un chilo, che me! Un chilo? Un chilo di carne, di vitella, decente. Decente? Modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca. Vuole ripetere il suo indirizzo che mando mio figlio? Conte di Simone, largo Arenula 2. Grazie, buongiorno. Buongiorno! Non dimenticavo. Dia a suo figlio il resto di 100.000 lire, perché non abbiamo moneta spicciola in casa. Dia tranquilla, sarà fatto. Grazie, l'aspetto, buongiorno. La bevuta? Ma vaffanculo, mamma! Fu un buon successo, ma niente di particolare. Però sia Proietti e Montesano, se uno deve pensare ai loro film, forse il primo film che viene in mente è Febbre da Cavallo. C'è nessuno qui? Ci sono io, signora. Eccomi. Senta, io vorrei un bidet. Per lei? Sì. Personalmente? Sì. Celeste oppure giallo? Ma cosa sta facendo? Sto a misurare, perché queste dimensioni in commercio non ce l'abbiamo, vorrei confezionarli. Se vuole gliene ordino uno su misura appositamente. Ma come si permette, screanzato? Ma come, io cercavo di comprendermi. Quel film nasce così, per caso, eh? Alle volte l'idea... Vittorio Cecchigori dice... Ora al compleanno di babbo... Gli si fa un bel regalo, si fa una cosa tutti insieme, dai, per fare un regalo a babbo. Babbo sarebbe Mario Cecchigori, Marione. Allora nasce questo film dove però ci sono tantissimi attori che avevano grande, che ancora hanno grande successo e grande popolarità.
Castellano e Pipolo confezionano sto film, ognuno cerca di far ridere nel suo momento più che può e il risultato è divertente, insomma. Signore e signori, buonasera. Ecco a voi l'Orchestra Filarmonica di Boston. Grand Hotel Excelsior era una sorta di film combinato di episodi di diverse nostre star. C'era anche Celentano, Batantuono e Verdone. E alla fine, quando ho visto il film, l'ho adorato perché era veramente carino il suo episodio e il suo personaggio, molto tenero. Adelina! Ciao, papà! Che sorpresa! Adeline! Bella del babbo! Un bacetto! Fermami! È un attore che non lascia niente all'improvvisazione, anche se è freschissimo nell'improvvisare al momento, ma è un grande costruttore. Quindi è un attore molto professionale in questo senso. Mi ricordo che il costumista appunto mi raccontava, perché aveva questa divisa da cameriere che cambiava, e era molto attento anche a questi particolari di tutto del suo personaggio. Enrico è un attore molto completo, molto, molto attento a tutti gli aspetti del suo ruolo. Perquisizione a tutti quanti nudi contro il muro! In nome della legge! Capito? Ah! Era uno scherzo, signora. Ma che sferuta! Le faccia fatta che non si aiuta la porta, ma... Signora! Ma che faccia gli ha fatto? Ma che ne so, signora! Signora? Mannaggia! C'è nessuno in casa? Margaret? Signora! Margaret! Ma chi è Margaret? È lei, Margaret! L'amicizia è nata quando Mario Cecchigori, il produttore, decise di metterci insieme e di fare appunto i due carabinieri. Io ricordo che quel film ebbe addirittura... fece un record, non soltanto dal punto di vista degli incassi, del numero di spettatori che entravano, ma aumentò del 30% le richieste dei carabinieri per entrare di futuri carabinieri per entrare nell'arma. Oh, siamo forti, Amari, ma lo sai chi siamo noi? Non ci ferma nessuno, noi siamo Staschiacci, i due carabinieri americani. Noi e te siamo stalli olli, e quella è la cosa grave, capito? Fumo una coppia fantastica. Ah, finalmente è arrivato il signor Conte! Se posso sapere se è andato col caretto dalla ditta? Abbatte record mondiale a cronometro. Coronari panico zoccolette capizzucchi. 10 minuti e 27 secondi spaccati. No, dico ragazzi, testimoni. Te la spacco io la testa, se non la pianti ne fai il ridicolo. Il caretto serve per lavora! Chiaro, per lavora! A Babia, non ci famo riconosce a sta maniera. Babi, ce sarà tuo nonno. Io so tuo padre. Il film è un po' una denuncia, una presa in giro di questa classe nobile, soprattutto della Roma umbertina del 1900-1910. Scusi, maestà! C'è una scena nel film dove noi abbiamo un po' preso in giro Vittorio Emanuele III, perché sale tre scalini quando nomina Checco Puricelli, mi fa Conte. In ginocchio! Che me volete ammazzare? Silenzio! Sì, scusi. Io, Vittorio Emanuele III, re d'Italia, eccetera, eccetera, ti nomino motu proprio Conte. Ora lei è veramente un nobile. Neanche contento? Porca madosca, maestà! Ma che mi ha fatto Conte sul serio? Il sogno s'avvera, diventa realtà. Forza, Savoia! Poi i nobili rifiutano l'invito del neoconte e lui fa venire tutto il popolo di Roma, fa entrare a casa a mangiare così. Cosa state facendo? Guardi che belli alamari che gli sto attaccando, signor capitano. Bravo. Ti piacciono? E tu che fai con quel gabbiano? Vuoi farci brodo? No, eccellenza. Un bello sventaglio per lei. Gli piace? Continuate pure. Attenta alla scala. Nei Picari ho conosciuto abbastanza quell'ironia e quel cinismo di Monicelli, che a me mi divertivano un sacco, insomma. Stavamo fermi su una barca col mar de mare. Ehi tu. Chi è? Facci piano. Ma come? I pirati! Zitto.
e fa come ti dico io. Vocate, o vi massacro! E lui diceva, vediamo chi è che scende perché si sente proprio male. Dice, guarda, quello non gliela fa più. E lui dice, io resisto. Non c'è una volta che disse, Mario, ma qua fa un freddo. Stiamo con una tutina piena di buchi perché scappavamo. Eravamo nella mancia col vento. E lui diceva, il vento fa bene, il vento intosta. Non te dava mai soddisfazione. Era tremendo. Ma che fai? Invece delle giavellate, succhi l'uncino. Oh, che fate? Chi è? Rubate il latte? Nella scena finale, quando scappiamo, lui ci tira i sassi veri, Giannini mi fa, scappamo, che quello, assieme ai sassi finti, ci stanno pure le briccole vere. Dico, li mortacci. E lui dice, ma vedrai come piate il fugone. Ci dice, ah, ecco perché già detto così, soffio da una buona donna, capito? Era tremendo. Chiedo scusa. Dimmi. Per disturbo, ma io sono venuto per farvi una domanda. Dimmi. Un uomo nella mia condizione, a innamorarsi di una zitella, diciamo così, insomma, è peccato? Dipende. Che niente quella che ti sei portato a Frascati. Sì. Ma come ce lo sapete, scusate la curiosità? All'occhio materno della chiesa non gli scappa niente. Recità per 4 mesi tutte che le sere con Fabrizi? Oh, ma che scuola d'accademia vuoi di più? Tiro in due, poi siamo tornati a Roma prima che facesse notte, per carità. E mo l'hai compromessa? Compromessa. Mo te la devi una volta a casa. Ma magari, a me mi parerebbe vero, soltanto io purtroppo risulto sempre ammogliato. Quindi sarebbe concubinaggio, peccato mortale. Una sera mi disse, perché non mi ha fatto finire qua la battuta? Ma dico, commentatore, era una battuta improvvisata. Voi avete fatto una pausa, io davo del voi alla Romana, avete fatto una pausa, io, mi sono infilato qua la battuta del copione e vanno avanti. Mi pensavo che avevate finito, lo mette, non avevo finito. Dico, ma io come faccio a capire quando avete finito? Guardami negli occhi. Lo devo guardare negli occhi così. Roma. Non fa la stupida stasera, dammi una mano a fargli di te sì, scegli tutte le stelle più brillarelle che poi è un friccico di luna tutto per noi. La commedia musicale è quella che mi piace di più, perché c'è il pubblico che sta là. Fammi ascoltare che è quasi primavera, tiemme la mano in testa, sentite no. E quando si apre il sipario inizia questo rito, che è il più antico del mondo. Sarà anche piccolo, ma Napoleone. Se lo guardi, ti fa paura. È per quello sguardo che non abbiamo paura di affrontare la battaglia, che non abbiamo paura di morire. Condividere il palco con mio padre è innanzitutto stimolante, perché proprio perché ti conosce tuo padre non puoi, diciamo, rilassarti, quindi devi stare sempre sul pezzo. La patria, le guaire. Prezioso perché comunque ti dà tanti consigli. Che parola inconfondibile, bravo. La parola che mi piace di più. Io nel 1980-81, quando viene il presidente Pertini al Teatro Sistina a vedere Bravo, io gli dicevo, perché pure noi c'hai i nostri idoli, possi non ammazzarle da sua, quando a bandiera sventola vuol dire che lui ha fatto il suo dovere. Lui si è alzato in piedi, quando nominai che lui faceva il suo dovere, lui come un pugile si è crollato il teatro. Ma che stai a fa? Mi fai paura!
Hai commesso almeno due sacrilegi prima di messo l'aceto sui carciofi. Roba di interpellanza parlamentare. Secondo, metti prima il pomodoro e poi faccio il fritto. Se ti vedono, ti portano alla buon costume. Panelli, che poi è stato papà mio nella serie di Pazza Famiglia, mi diceva: che famo? Quando c'è, posso fare tuo padre in un'altra cosa? Beh, Panelli era straordinario. Signor colonnello? Sì. Signor colonnello, è arrivato il giudice istruttore De Catalba. Proprio adesso. Vengo subito. Se vuole continuo io, signor colonnello. È capace? C'è proprio. Tutto il lato sinistro, foglia per foglia. Sarà fatto. Grazie. E poi dice che fanno le barzellette sui carabinieri. No, è che sta a pezzare i pidocchi, no? Allora, sia tranquillo. Per tanti anni è stato considerato un po' il nuovo Manfredi. Cioè, finita un po' le certe parti che Manfredi poteva fare da giovane, si pensava sempre al nuovo Manfredi, si pensava a Montesano. E infatti ha avuto mille occasioni, mille successi. Ho capito, Gabriele. Adesso fammi pensare che io ti dico, tu hai una persona, vero? Ma questo l'ho detto io, scusa. Ecco, tu sei preoccupato perché questa persona è partita, è vero? È partita, vero? Io ho visto che è partita. E difatti qua mi è venuto sete di briscola, vedi sete di briscola? Non vedi, vedi sete di briscola, non vedi, vedi sete di briscola? E vedi, una disgraziata, vedi di inquadrare con 200 trasmissioni, ancora non ci siamo incontrati. A Montesano la maschera drammatica non è mai stata calcata più di tanto e credo che sarebbe interessantissima perché appunto ha anche la sapienza di quel popolo dal quale veniamo. Io tutte le cose che sa far lui non le so fare, però sono quegli uomini orchestra in qualche modo, no? che riescono bene e sul palcoscenico e nel cinema. Garinei mi disse: ricordati che tu sei un attore italiano, mi disse. Sei nato a Roma, ma devi essere italiano, quindi pulisci un po' di più. Ma d'altronde i grandi ci hanno insegnato che si deve mantenere la propria anima, perché Edoardo non poteva recitare in italiano. Edoardo ci piaceva perché era napoletano, però poi ripeteva la battuta in italiano o la italianizzava un po', ma con la sua calata, il suo accento. Voglio dare di me un'immagine diversa. Farò un monologo in mutande. No, dice già servito. Vabbè. Dunque, allora, visto che c'ho il frac, modestamente, oui, il frac, mi chiamano il frac Sinatra. Firmato da Porto Charles, par Jean Lamissoire. Appartiene a una generazione che veniva ancora molto, come posso dire, l'Italia era molto popolare, era popolo, e Enrico ne coglieva tutti gli aspetti, proprio l'anima, no, del popolo. Io mi ricordo una sua intervista, già in periodi un po' di snobismo, tipo negli anni '80, che questo giornalista sussiegoso che gli chiedeva se da ragazzo avesse fatto il tennis piuttosto che il golf, che gli rispose: se ci avevamo una palla già era tanto, una cosa già. Io l'ho adorato perché è così sincero, trasparente, vero e quindi elegante. Oh, pantalone, giorno, giorno. Leva do mamma luna. Oh, pantalone, giorno, giorno. Si non to vuole la mezzo se me ne vada ca. Si non to vuole la mezzo se me ne vada ca. Io posso stare qua fino a stasera, 8:15, poi devo andare a teatro.